Dal Vangelo di Matteo. In quel tempo i farisei, avendo udito che Gesù aveva chiuso la bocca ai sadducei, si riunirono insieme e uno di loro, un dottore della legge, lo interrogò per metterlo alla prova. «Maestro, nella legge qual è il grande comandamento?» Gli rispose: «Amerai il Signore tuo Dio con tutto il tuo cuore, con tutta la tua anima e con tutta la tua mente. Questo è il grande e primo comandamento. Il secondo, poi, è simile a quello. Amerai il tuo prossimo come te stesso. Da questi due comandamenti dipendono tutta la legge e i profeti». Sorelle e fratelli carissimi, nell'ultimo periodo della sua vita, Gesù, dopo aver raccontato le parabole del regno, ha una serie di discussioni, di dispute, di controversie con coloro che lo volevano togliere di mezzo: scribi, farisei, sadducei, sacerdoti, guide. Tutte queste persone non lo sopportavano e quindi cercavano di coglierlo in fallo, cercavano di tendergli dei tranelli per poter avere qualcosa di cui poterlo accusare. Inizialmente gli domandano con quale autorità lui parlasse nel Tempio. Poi, come abbiamo ascoltato domenica scorsa, lo interrogano sulla liceità del tributo a Cesare. E Gesù, come ricorderemo tutti, risponde dicendo: «Rendete a Cesare quello che è di Cesare e a Dio quello che è di Dio». Cioè, scegliete in che modo volete vivere, qual è la stella di riferimento della vostra esistenza, se la logica del potere e del denaro come quella di Cesare o la logica dell'amore e del servizio come quella di Dio. Infine c'è una terza controversia che non ascolteremo nei Vangeli di queste domeniche, che lui ha con i sadducei, i quali non credevano nella risurrezione, e gli pongono una domanda con un aneddoto di una donna che aveva avuto 7 mariti, chiedendo a Gesù: «Di chi sarà questa donna quando vivremo nella risurrezione?» Gesù ai sadducei, questi uomini che componevano la classe sacerdotale ed erano la componente più ricca della società, questi uomini che utilizzavano anche la religione per arricchirsi ulteriormente e per poter stare meglio qua giù, ricorda quello che è scritto nel libro dell'Esodo, perché i sadducei soltanto alla Torah, al Pentateuco, ai primi 5 libri della scrittura credono, ricordando loro che Dio, apparendo a Mosè sul monte Sinai nel roveto ardente, dice che egli è il Dio di Abramo, il Dio di Isacco, il Dio di Giacobbe, il Dio dei viventi. Ai farisei questo non sembrò vero, perché scribi e farisei non andavano per nulla d'accordo fra di loro. Godono del fatto che Gesù avesse chiuso la bocca ai sadducei e si presentano loro per metterlo in difficoltà. E siccome loro erano gli osservanti della legge, coloro che osservavano i comandamenti fin nelle minuzie, è su questo campo che vogliono interrogare Gesù, sul campo della scrittura, sul campo della legge. Lo interrogano sul comandamento grande, sul primo comandamento. E questo era un interrogativo che sempre più spesso emergeva all'interno del popolo degli ebrei, perché dalle 10 parole, quelle che noi chiamiamo i 10 comandamenti, i farisei erano arrivati a codificare ben 613 comandamenti e affermavano che questi comandamenti dovevano essere tutti conosciuti alla perfezione e tutti osservati
alla perfezione. Questi 613 comandamenti erano composti da 365 comandamenti al negativo, non dire, non fare, uno per ogni giorno dell'anno, e 248 positivi, fa, di, così quante erano, secondo la mentalità degli antichi, le ossa che componevano il corpo umano. C'erano quindi una disparità di interpretazioni sulla graduatoria dei comandamenti, ma sul primo, sul grande comandamento, c'era l'unanimità più assoluta. Tutti sapevano quale era il comandamento grande, anche i bambini, diremmo noi oggi, che vanno al catechismo. Il comandamento grande era quello del sabato. Il riposo del sabato era considerato da tutti il comandamento primo, perché era l'unico comandamento che anche Dio aveva osservato. E se fanno questa domanda a Gesù, non è per sapere se lui era a conoscenza di questa risposta, era ovvio che Gesù la conoscesse, ma per poterlo poi incalzare. È come se noi attraversassimo un centro abitato a tutta velocità, veniamo fermati da una pattuglia di carabinieri o della polizia o dei vigili urbani e questi ci chiedono: a quanto bisogna andare in un centro abitato? È ovvio che noi lo sappiamo, dobbiamo andare a 50 all'ora, oggi in molti centri addirittura a 30 all'ora. E se ce lo chiedono, non è per verificare la nostra conoscenza, ma per poterci dire: e se tu sai che si va a 50, se tu sai che si va a 30, perché andavi così forte? Quindi l'aspettativa del dottore della legge e di tutti i farisei che interrogano Gesù era che Gesù rispondesse il sabato per poter dire a lui: e tu perché non lo osservi? Perché fai in giorno di sabato quello che la legge non permette? Ma come spesso capita, Gesù li spiazza. Gesù non parla del sabato, ma parla dell'amore. Fra le cose che noi dobbiamo rendere a Dio, oltre al creato, la casa comune in cui Dio ci ha posto come custodi, oltre alla nostra vita che non ci appartiene perché è dono del Signore, certamente noi dobbiamo rendere l'amore. Cioè dobbiamo dire al Signore il modo in cui avremo amato, il modo in cui avremo servito, perché l'amore è la nativa e originaria vocazione di ogni essere umano. L'amore non è un comandamento che ci raggiunge dall'esterno, è una necessità, è una esigenza che ci nasce dal cuore. E Gesù declina questo comandamento in una doppia direzione. Il primo comandamento è: ascolta Israele, il Signore è il nostro Dio, il Signore è uno solo, tu amerai il Signore con tutto il tuo cuore, con tutta la tua anima, con tutta la tua mente. E il secondo è simile al primo, cioè della stessa natura del primo: amerai il prossimo tuo come te stesso. La prima parte della sua risposta Gesù la prende dal capitolo sesto del Deuteronomio, lì dove c'era lo Shema Israel, il cuore della fede di Israele. La seconda parte dal libro del Levitico. Ma come spesso capita, Gesù fa dei piccoli cambiamenti che però sono estremamente importanti e significativi. Tu amerai. Questo è ciò che Gesù ci chiede. Tu amerai perché questa è la tua vocazione, questo è il tuo DNA. Se vuoi essere felice, se vuoi rendere felici, tu devi amare. E il tuo amore si deve dirigere verso l'alto, verso Dio, e verso l'altro, verso i tuoi fratelli, verso le tue sorelle. E Gesù ci dice
che dobbiamo amare Dio e i fratelli come noi stessi, con tutto il nostro cuore. Il cuore per noi è la sede delle emozioni, è la sede dei sentimenti. Per il popolo di Israele, così come per tutti i popoli antichi, il cuore era anche la sede del pensiero, della scelta, della decisione della vita. Insomma, amare Dio con tutto il cuore significa che nella nostra vita non ci deve essere un momento, uno spazio che non sia di Dio, proprio come l'amore di uno sposo per la sua sposa, come un amore della sposa per il suo sposo, proprio come l'amore di un padre e di una madre per i propri figli. Tanto che nel libro del profeta Isaia Dio dice di sé: può mai accadere che una madre si dimentichi di suo figlio? Non è possibile, ma seppure questo accadesse, io non mi dimenticherò mai di voi. E a questo amore sponsale, paterno, materno di Dio, noi dobbiamo rispondere con l'amore di tutta quanta la nostra esistenza, con tutto il nostro cuore, con tutta la nostra anima, significa appunto con tutta la nostra vita, con il nostro corpo, con la nostra mente, con la nostra anima, con tutto noi stessi, con tutta la nostra mente. Significa che il nostro amore deve essere un amore pensato, un amore voluto, non semplicemente una emozione, un sentimento, ma una scelta. Noi dovremmo essere in grado di dare ragione dell'amore che il nostro cuore sprigiona. Noi dovremmo essere in grado di poter giustificare l'amore che esprimiamo nella nostra vita. Ma perché questo amore verso Dio non si perda nell'indeterminatezza, non si perda nel teorico, Gesù fa seguire il secondo comandamento simile al primo, quello verso il prossimo. Questo è proprio il motivo per cui la buona novella oggi vi raggiunge dalla chiesa di Sant'Agostino, dove è contenuta la statua di San Giovanni Apostolo ed evangelista che vedete alle mie spalle. Egli, infatti, Giovanni, nella sua prima lettera dice: come fate ad amare Dio che non vedete se non amate il prossimo che vedete? Se non amate il prossimo, il vostro amore è un amore falso, è un amore bugiardo. Quindi noi dobbiamo concretizzare verso i fratelli e le sorelle l'amore che abbiamo verso Dio. Come vi dicevo, amore verso l'alto, amore verso l'altro. L'amore che noi dobbiamo realizzare è espresso al futuro, amerai, per indicare che è tutta la nostra vita che deve essere dedicata all'amore. Non ci può essere nemmeno un minuto in cui noi non ci impegniamo a vivere questo amore che il Signore ci ha donato. Ed esso, l'amore che noi dobbiamo esprimere, è preceduto dall'amore di Dio nei nostri confronti. A fondamento della legge e della nostra vita c'è l'esperienza dell'essere amati da Dio. Come compimento della legge e della vita c'è il nostro amare Dio e gli altri. Ecco, questo comandamento zero, scoprire di essere amati da Dio, deve far parte del patrimonio della nostra vita, deve occupare la nostra mente e il nostro cuore, così che la nostra vita sarà una risposta d'amore all'amore che Dio per primo ci ha manifestato.